anni 32, rapporti tendenti alla fecondazione senza successo dal 2015, oggi con una tecnica di riproduzione assistita omologa, una FIVET, e quindi ha fatto una ICSI, è gravida gemellare di 8 settimane. Ci racconta un attimo il suo vissuto in questi 5 anni. Ogni mese che passava era sempre un'ansia, perché avrei desiderato dal primo momento rimanere gravida, ma purtroppo ho avuto 2 aborti senza poi mai concludere nulla. E aprendo Facebook mi spuntava sempre l'equipe vostra, Centro Genesi, facciamo un bimbo. Mi sono talmente invogliata da sola, proprio da sola, e ho detto adesso contatto Palermo. Da quel momento che mi sono aggrappata a voi mi sono trovata non bene, benissimo, non perché ho avuto successo, ma perché siete un'equipe fenomenale, siete persone squisite, non siete persone dottori, siete persone umane. E poi, nonostante tutto, che adesso sono gravida di 2 gemelli, sono ancora più felice, ovviamente, perché era proprio inaspettato. E niente, io consiglio a tutte le ragazze proprio di fare questo passo, non avere paura, perché non c'è niente di avere proprio paura, terrore e nulla. E proprio è un'esperienza bellissima. La testimonianza della nostra paziente, della nostra amica, è fondamentalmente si concentra su un argomento, quello della paura, e questo è il messaggio che vogliamo trasmettere. Cioè, la prima parte già l'ha detta in maniera molto spontanea, cioè non avere paura di affrontare una tecnica, non è una, è un'opportunità, non è una costrizione, esattamente. Completamente, è il desiderio proprio che ti porta. E l'altra cosa è esattamente quella che comunque bisogna affrontare questa gravidanza con serenità. Lei alcuni giorni fa ha avuto delle perdite ematiche, tipo mestruazione, e lì è cominciato il panico. Il panico, sì. Io subito ovviamente ho strillato, mi sono messa proprio di paura, ovviamente, ma ho contattato subito lei, il dottore Valenti, che è stato gentilissimo, subito mi ha risposto, come tante altre volte. Ma facendo la puntura, la lentogest, subito ho bloccato tutto, sono stata a riposo, continuo a stare a riposo. Però non è stato facile stare a riposo. No, completamente, non lo è, perché io sono abituata a uno spirito libero. Lei avrebbe voluto subito uscire, fare un controllo. Sì, certo, per carità, sono stata 3 giorni a letto, perché ovviamente è stato fine settimana. Con grande difficoltà. Sì, cioè, ho dovuto mordere praticamente tanta morso. Paura. Cioè, l'argomento è esattamente questo. Davanti a queste situazioni, il riposo, il credere quanto sia importante, stare a letto, non andare in maniera sconsiderata in ospedale, oppure comunque uscire, salire in macchina, crea maggiori problemi. Sì, sì. Quindi oggi ci crede perché comunque ha visto, ma in quei momenti ha avuto grande difficoltà, certo, ad accettarlo, però certo, lo ha fatto. Sì. Ecco, il messaggio è esattamente questo. Ci sono tante paure attorno a una gravidanza, ma il feeling con il proprio ginecologo deve essere ascoltato, sì, deve essere vissuto come qualcosa che, anche se è difficile da comprendere, anche se uno vorrebbe delle risposte immediate, ma ci sono delle opportunità che vanno riprese e che vanno effettuate. Io ringrazio anche la nostra amica che comunque, quando gli ho detto se vuole non apparire possiamo anche effettuare il video di spalle, ha detto io non intendo nascondere, e mi fa piacere pensare che altre donne che hanno gli stessi problemi, sì, vedendo questo video probabilmente riescono a superare delle ansie, delle problematiche. Prendetevi di coraggio, perché non è nulla. Va bene, grazie, arrivederci. Arrivederci.